mi fido di te. Un piccolo grande gesto, quello di Vincenzo Felle, imprenditore cinquantenne, che dopo essere guarito da un pauroso incidente, fu investito un anno fa, ha voluto fare un regalo speciale a una persona altrettanto speciale. Vincenzo e la sua famiglia hanno infatti organizzato ieri una cena con 150 commensali e uno in più. Donato Lambiate, poco più che ventenne, fece un incidente analogo a quello di Vincenzo. Fu investito 4 anni fa, mentre era a bordo del suo motorino. Donato ha bisogno di cure costose per la riabilitazione. Vincenzo, durante la sua convalescenza, vide in TV la storia del giovane originario della provincia di Salerno. Da qui l'idea, una cena dove invitare Donato e la sua famiglia e un regalo prezioso suo e dei suoi commensali, un dono concreto per le cure costose. 23 gennaio e ho subito un incidente il 23 gennaio, ero a Chieti per lavoro io ed un collega e purtroppo una macchina è stata poco attenta, mi ha preso in pieno come pedone e mi ha cambiato la vita da quel giorno, ovviamente con tanti postumi a seguire e operazioni varie, e adesso posso dire grazie a Dio a un anno di distanza di aver ripreso, non dico al 100% ma un buon 80%. E hai festeggiato la tua guarigione con una cena però molto particolare, 150 commensali con uno in più. Esatto, e quello in più è stato un evento molto particolare, perché io nell'arco della degenza, stando a casa, ho visto per televisione una trasmissione dove la mamma di questo ragazzo lamentava il fatto di non poter riabilitare il figlio da nessuna parte in Italia perché aveva avuto lo stesso incidente molto molto simile al mio, quindi lui è rimasto poverino, ahimè, molto più disabile di me, e allora mi è nata questa cosa interna: perché non aiutare una persona, che un ragazzo poi giovanissimo, a non potersi riabilitare, a poter riprendere almeno a fare le cose normali della vita di tutti i giorni. Sappiamo che però le cure costano, c'è una pagina Facebook dedicata a Donato, esatto. Questo è il suo nome, e voi avete pensato di fargli un regalo particolare. Il mio regalo è stato invitare tutti gli amici alla mia festa, però io non ho voluto niente per me, tutto quello che loro hanno voluto l'hanno tutto donato a lui per far sì in modo che possa essergli utile per le riabilitazioni del caso. Sindaco, questa bella storia che arriva da Città Sant'Angelo e che è stata segnalata proprio da lei. Beh sì, è una bella storia. D'altronde Città Sant'Angelo è stata insignita come il gonfalone per il merito civile proprio perché è la città della gente buona. E con questa situazione hanno voluto fare questa bellissima iniziativa per aiutare questo ragazzo ed è stata una serata veramente bella. Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto il tuo incidente? Mi ha dato, quello che mi ha tolto ovviamente, tanta disabilità a non poter fare tante cose che facevo prima. Mi ha dato invece l'amicizia e l'affetto di tanti amici che in questo anno, se non era per loro, forse non avrei neanche recuperato così. Voglia di volare.